Jennifer Marie Morrison è un'attrice statunitense, conosciuta soprattutto per i ruoli televisivi come Emma Swan in C'era una volta e di quello di della dottoressa Allison Cameron nella serie Dottore House, Medical Division. È la più grande dei tre figli di David e Judy Morrison, sorella maggiore di Julie e Daniel. Dapprima ha studiato alla Prospect High School dove suonava il clarinetto, cantava nel coro ed era nel gruppo delle cheerleader. Da piccola era soprannominata Twister perché era come un piccolo tornado instancabile. Ha esordito come attrice nel 1994 nel film Trappola d'amore di Mark Rydell, accanto a Richard Gere e Sharon Stone. Ha completato gli studi di teatro alla Loyola University Chicago e ha lavorato presso la Steppenwolf Theatre Company, prima di recarsi a Los Angeles per continuare la sua carriera. Ha raggiunto la notorietà grazie alla serie televisiva Dottore House, Medical Division, dove interpreta il ruolo della dottoressa Allison Cameron. Nel 2005 ha recitato nel film Mr. and Mrs. Smith, con Angelina Jolie e Brad Pitt. Ha anche fatto parte del cast di How I Met Your Mother durante la sesta stagione nel ruolo di Zoe Pearson. Nel 2011 ha preso parte al film Warrior interpretando Tess Candlon, la moglie del lottatore Brandon Candlon, interpretato dall'attore australiano Joel Edgerton. Dal 2011 è inoltre Emma Swan, la protagonista della serie TV C'era una volta. Nel 2015 Jennifer Morrison dirige un cortometraggio che vede protagonisti, oltre a se stessa, anche Jeff Staltz, Roseanne Cilver e la ballerina Shelby Arnold, su musiche della band Wild Wild Horses, Secrets, di Mondays, Gioventù e Ordinary Life. Nel 2017 dirige, ed è quindi regista, il film Sandokes. Nel 2004, sul set di Dottore House, Medical Division è nato l'amore con Jesse Spencer, il dottor Chase, collega di Allison Cameron nella serie. Spencer ha chiesto a Jennifer di sposarlo il 23 dicembre 2006, nei pressi della Torre Eiffel, a Parigi. Avevano programmato di sposarsi nel tardo 2007, ma il 15 agosto 2007 è stata annunciata pubblicamente la rottura del fidanzamento. Ha avuto una relazione con Amaury Nolasco, colui che ha interpretato Fernando Sucre in Prison Break. Ha poi frequentato il collega Sebastian Stan, conosciuto sul set di C'era una volta, per un breve periodo nel 2012. Attualmente ha una relazione con Adrienne Bellani. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Jennifer Morrison è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.